imprenditori, perché comunque essere un imprenditore è molto faticoso, mentre essere impiegati dipendenti ha insomma grandi vantaggi, non abbiamo responsabilità. Ma soprattutto non tutti dovremmo diventare imprenditori, perché essere imprenditori richiede, diciamo, avere alcune caratteristiche, magari caratteristiche intrinseche, come ad esempio l'età, o caratteristiche estrinseche, cioè per esempio fattori, circostanze, il posto in cui si vive, ad esempio, per il periodo storico. Prima di iniziare il test, vi invito a suggerirmi 10 caratteristiche che un imprenditore deve avere. E avete un microfono a disposizione che mi calando a noi. Va bene, allora abbiamo indicato una serie, di fattori, sono veramente tanti, dalla cultura al fidanzato fidanzata paziente. Qui ci sono alcune caratteristiche che abbiamo riassunto noi, e chiaramente la lista non è esaustiva, ne ritroviamo alcune, che sono per esempio spirito di sacrificio, c'è la lungimiranza, ad esempio, c'è la creatività, mi sembra. Sì. C'era occhio attento, diplomazia, versione, intuizione, astuzia, umiltà. Forse? Sì. Leadership affronteremo tra un po'. Determinazione ai rapporti, che potremmo riassumere in contatti, diciamo. Ok, va bene, ti ha detto tre cose, non ha detto che abbia detto cose, diciamo, non corrette, anzi, mi sembra che c'è anche una buona rappresentazione di alcune caratteristiche che hanno a che fare un po' con il mondo dell'imprenditoria. In particolare, diciamo, essere innovativo, diciamo, innovativo magari si riferisce all'idea, però essere innovativo vuol dire essere capace di osservare, cogliere le opportunità. Ok, mi sono consegnato un questionario, un test di autovalutazione, il che significa che chi sta guardando il seminario in streaming può compilarlo andando a questo indirizzo che trova sulle slide, quindi www.chiris.org/follow-up/test-1. È un test di autovalutazione, nel senso che non, diciamo, non serve a dare un voto, né serve a ottenere il massimo di voti per essere imprenditore, né bisogna rispondere sempre al massimo, cioè, né se non rispondete sempre al massimo non è detto che siete imprenditore. Volevamo commentare insieme a voi i risultati, cioè i risultati, il test di autovalutazione, per riprendere un attimo le caratteristiche che avete citato e quelle che erano presenti sulla slide prima. Perciò, questo sarà un prossimo momento di confronto sulle risposte. Allora, la domanda che mi diceva: sono disposto a lavorare più di 50 ore alla settimana. Tenete presente che il 54% degli imprenditori lavora oltre 60 ore alla settimana. Il fatto che siete qui di sabato è una cosa positiva, perché l'imprenditore deve lavorare il sabato, di domenica, molto probabilmente di notte, rinunciando alla propria vita privata, agli amici, alle feste, e non siano avventi networking. Questo è il senso dello spirito di sacrificio che qualcuno ha menzionato e che è fondamentale per un imprenditore. La seconda domanda è: riesco ad usare la mia energia anche in sforzi a lungo termine? Questo è un problema di capire fino a dove bisogna arrivare e saper dosare il proprio impegno nel lungo periodo. Quindi bisogna avere resistenza, sapere che non si risolve tutto in un attimo, e invece dovrò prolungare il mio impegno e saper gestire l'energia fino ad arrivare al risultato, quindi il risultato dell'energia. Quindi la distinzione è tra una persona che lavora sul risultato e una persona che lavora solo sullo stress.
terzo, diciamo, punto è la terza caratteristica, è proprio l'ego. Massimo prima diceva, l'imprenditore è una persona con un ego molto esigente, e questo corrisponde alla domanda, diciamo sì, domanda, per me è fondamentale essere riconosciuto come coautore del successo di un progetto. La vostra azienda, molto spesso, diciamo, le aziende riflettono la personalità dell'imprenditore. Apple riflette decisamente la personalità di Steve Jobs, così come Microsoft riflette la personalità di Bill Gates. Certamente deve essere accompagnato da talento. Ok, andiamo avanti. Quarta domanda. Non mi interessa benefit del lavoro tradizionale, posso avere il meglio? L'imprenditore praticamente non ama, diciamo, non pensa al posto fisso, eccetera. Non interessa il livello di stipendio, perché come imprenditore, diciamo, punta agli utili, e quindi tendenzialmente all'inizio è disposto a investire il proprio tempo gratuitamente, cioè a lavorare gratis, per costruire valore per la propria startup. Non pensa sicuramente all'attenzione, perché magari sa anche che non l'avrà. Esistono diciamo, altri obiettivi, come dicevo, che lo motivano. Successo personale, indipendenza, che è stata citata da qualcuno, e bene comune nel profitto. Questo altro fattore assolutamente importante. Ci sono persone che appena di parlare della vostra idea individuano immediatamente come potrebbe andare male. Se noi qualsiasi attività che noi facciamo può andare male, questo è senso del dubbio, dividerci immediatamente, visualizzare immediatamente come potrebbe andare male, inevitabilmente in qualche modo ci porta in quella direzione. Cercare di plasmare un po' la realtà pensando a come invece potrebbe andare bene, quindi quando ci vediamo di visualizzare direttamente voi che avete realizzato questa azienda che diventa grande, eccetera. Nel contempo, se avete una visione grandiosa, diciamo, di obiettivo in senso positivo, forse i rischi che guardate possono essere visti in senso finanziario, e quindi alla fine procedere. Rischio è una parola chiave dell'imprenditore, senso del rischio che qualcuno magari ha diciamo, riassunto una parola spregiudicata, incosciente. L'imprenditore è una persona che ama il rischio e questa frase lo riassume. La vita non è aspettare che la tempesta passi, ma imparare ad avanzare nella pioggia. In tempi di pericolo, di rischio, diciamo, iniziare. La stessa domanda si riferisce alla lungimiranza. Sono in grado di ponderare invece di modo di dare decisioni sbagliate, cioè guardare attraverso la propria scelta, no? Quello che si diceva, la consapevolezza dell'idea, della situazione. Quindi valutare rischi, minacce, opportunità, identificare la mossa o la strategia vicente. Un imprenditore gioca a scacchi e non necessariamente con un giocatore di scacchi fa la mossa vincente, ma identifica la strategia vincente. Altra cosa, le idee erano criticate, ogni critico è una consulenza gratuita, quindi se qualcuno vi sta criticando, bene o male, sta dando una consulenza, sfruttatela. Presenterete talvolta l'idea agli investitori che osservano centinaia di business plan, centinaia di idee, e quindi sono anche un po' stufi certe volte, e possono essere anche un po' indisponenti. La domanda numero 8 diciamo, è correlata alla riconoscenza, il fatto che gli altri sono fondamentali per portare a termine la propria missione. Prima sarà un quanto importante l'ego, come per la storia del beneficio economico e sociale, no? L'imprenditore si sposta tra due estremi, se stesso e il proprio team. Riuscire a trovare il giusto mezzo tra valorizzare se stesso, quindi scrivere una storia di successo per sé, e valorizzare il proprio team, ovvero scrivere una storia di successo per gli altri, per il team, e provare a fare in modo che ogni mossa sia una porta, una situazione vincita, una situazione win-win per sé e per il proprio team. Senza questa stabilità, io sono il primo responsabile del futuro, dei miei successi, dei successi della mia impresa,
miei. Quindi fondamentalmente l'imprenditore si fa carico di una serie di rischi per sé e per il proprio team. Autostima assolutamente necessaria, perché vi trovate imprenditori in un sacco di situazioni in cui dovete parlare a persone che partono direttamente da 0-10 nei vostri confronti e dovete rapidamente non portarle a 0 ma a 10 possibilmente, per esempio investitori, potenziali clienti, eccetera. Convincere altre persone richiede fondamentale prima essere convinti. Essere convinti di sé, se non sei convinto tu di te stesso, non puoi convincere nessun altro, per questo versatilità. Sono in grado di gestire situazioni ambigue e di prendere decisioni rapidamente, un po' per muovere gli interruttori del rami molto 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 velocemente. Quello che diceva Massimo è all'inizio sul prodotto. Il prodotto rilasciato in una versione private beta significa prendere una decisione e valutarla immediatamente, quindi prendere una decisione velocemente e valutarla, è meglio che aspettare che siano gli altri a decidere, magari i nostri competitor, e a implementare le feature che possano battervi. La capacità di mandare è, l'abbiamo citata prima, è collegata al senso di responsabilità, quindi al discorso che dicevamo prima. Il leader domani delega la responsabilità, però questa delega non deve diventare una scaricabarile, nel senso che se io trovo in me, diciamo, il seme della persona che cerca di dire questa non è una colpa mia, è colpa di quelle altre persone, è meglio che rifletto bene sul fatto di essere imprenditore, perché l'imprenditore è quello che accenta su di sé, o gli imprenditori di fanno del padre, tutta la responsabilità, i meriti e i demeriti dell'esito della collaborazione di questo. 14. Sente di successo, cioè il fatto che le mie imprese è importante essere riconosciuto come una persona di successo. Sta, diciamo, prendendo sempre più piede, nel senso che viene sempre più riconosciuta questa caratteristica dell'imprenditore, la hubris, che è, diciamo, una parola di origine greca, una parola greca, hubris, che è, diciamo, nella tragedia greca stava ad identificare, diciamo, un reato gravissimo per cui scontare, diciamo, il protagonista doveva scontare delle colpe. Questo reato grave era andare, diciamo, violare la misura oltre ogni eccesso, e si ricollega a quello che, diciamo, proprio ha chiamato spregiudicatezza. La tracotanza, esattamente, l'imprenditore, diciamo, ha una tracotanza che però è positiva, nel senso che la sete di successo lo porta ad affermarsi, non prevede le componenti veramente negative di questo, di queste caratteristiche, però un cattivo imprenditore è tanto tracotante, ha, diciamo, il pronto pieno di se stesso, di hubris, e, diciamo, va oltre ogni eccesso. Ne abbiamo avuti alcuni esempi nella storia, diciamo, anche italiana, diciamo, molto importante tenere a mente. Il tema del graphic thinking l'abbiamo anche introdotto prima, vi voglio suggerire, veramente dobbiamo fare un po' un lavoro di gruppo oggi, ma immagino che sarà più tempo per magari la prossima lezione fatta proprio il tema dell'idea. Però vi voglio lasciare, diciamo, questo piccolo compito, magari ci pensate intanto e tornate la prossima volta un po' allenati. Cosa vuol dire trovare soluzioni non convenzionali? Le idee sono distratti quando vanno a sfidare il senso comune in cui io conosco una determinata situazione. Qui, per esempio, è una soluzione non convenzionale per Facebook di utilizzare gli account con nome e cognome, perché quando Facebook è nato il senso comune diceva che internet era un mercato dell'anonimato, era il modo digitale in cui si interagiva. Nessuno aveva, non era neanche un vero e proprio problema, quindi non è che le idee nascono solo a fronte dei problemi, le idee nascono anche dal sovvertire delle cose che comunemente vengono accettate e che nessuno ha mai visto come problemi.
c'è il famoso detto il fine di lockdown è una crisi, se non è rotto non lo aggiustare. Invece l'imprenditore che è distratto, anche se una cosa funziona, può fare funzionare bene, trova i modi per cambiare. Quindi quello che voglio suggerire è prendete un campo per la prossima volta, diciamo, magari troviamo qualche osservazione. Trovate un campo qualsiasi che vi riguardi, che vi interessi o che semplicemente vi vedi tutti i giorni, non so, andare a fare la spesa o in qualsiasi campo di attività. E trovate una lista di 10 assunzioni normali che voi fate. Quindi per esempio, vi faccio l'esempio di noleggiare un'auto. Quando si noleggia un'auto si paga con il credito, si noleggia in contabilità straniera, la macchina, non so, tutto quello che vi sembra non un problema, ma tutto quello che date per scontato. E più le cose sono scontate, meno mi viene in mente di me. Perché vi ho fatto l'esempio del noleggio auto? Perché una delle aziende più di successo attualmente, che è Zipcar, è andata proprio a toccare uno di questi luoghi comuni che è fatto che la macchina si noleggi giornalmente e ha introdotto un servizio di noleggio auto. Quindi questa è una soluzione non convenzionale che non ha risolto strettamente il problema, ma non c'è da questo punto di vista regolare. Se ne sta la causa che vuole l'esigenza di focalizzarsi, questa è una domanda numero semplice. Come dicevo quando ho parlato di wannabe entrepreneur e serious entrepreneur, wannabe entrepreneur tipicamente hanno un sacco di idee e diciamo, nessun progetto attuato. Focalizzarsi è indispensabile per portare a termine almeno qualcuno. Il serious entrepreneur dice di uno, il più, diciamo, quello che più può avere successo e lo può fare. L'entusiasmo è qualcosa di sicuramente importante nell'ambito della vita dell'impresa, bisogna volersela in sostanza, quindi non bisogna farlo con motivazioni che siano solo per esempio legate al denaro, bisogna avere l'entusiasmo e la voglia di perdersi nel processo. Competenze, come dicevo prima, un background informatico, diciamo, un avviato in azienda di cuori, a meno che non ci sia un pezzo di informatica dentro, e tipicamente gli start-up, soprattutto in Silicon Valley, sono i cosiddetti geek, ovvero gli smanettoni, che nel proprio garage sviluppano il sistema operativo, si rimontano un computer e se lo inventano. Questo, diciamo, gli start-up di successo sono geek e hanno successo perché conoscono quello che poi vanno a vendere. Uno start-up che è diciamo, puramente economista, puramente non è protagonista tecnico rispetto all'idea di business, non potrebbe essere il CEO di un'azienda start-up, o comunque, come dire, la componente tecnica è fortemente indispensabile per una startup. Di sicuro una startup non può valersi di servizi di outsourcing per il proprio diciamo, valore tecnico. Questo è un tema molto interessante perché si collega sempre a funzioni di responsabilità. Prima che sono assunti dei responsabili, quindi dovete prendere un po' questo abito mentale di pensare che tutte le volte che concepite un progetto deve esistere un momento preciso in cui stabilire la decisione di procedere. Prima di quel momento ci sono tutte le valutazioni personali, tecniche, opportunità, economiche, culturali, eccetera. Nel momento in cui avete superato la soglia della decisione dovete essere responsabili con voi stessi e pensare che se non arrivate in fondo il fallimento è voi. Quindi dovete abituarvi a dare obiettivi che siete in grado di risolvere, di effettivamente realizzare, di fare un'analisi che vi porta a una decisione che vi rende responsabili e rispetto. Quindi questo poi vi stimola un senso di responsabilità, se vogliamo, non so, manageriale, poi per il futuro dell'azienda.
quindi evitate di disperdere l'energia dicendo adesso faccio questa cosa e poi invece in realtà non l'ho fatta perché sai in Italia non si può fare niente oppure perché non si trovano i soldi eccetera. No, se avete raggiunto quella decisione è perché avete valutato che le risorse a disposizione erano sufficienti e se avete fatto libero avete fatto. Tenacia, non demordo anche quando gli altri smuniscono il mio lavoro. Ho un'esperienza diciamo, indiretta, ma di un amico che abbiamo un'esperienza diretta di un amico che è stato consigliato, a cui è stato consigliato di cambiare il modello di business più volte da una persona diciamo, anche competente, che però non aveva diciamo, la stessa visione o una visione a 360 gradi dell'idea di business di questo nostro amico. E il fatto di aver ascoltato consigli sbagliati di una persona apta a dare consigli lo ha portato ad essere scattato a una selezione molto più importante. Proprio per questo è necessario validare il proprio lavoro con più fonti e possibilmente con gli utenti stessi del vostro prodotto più che con i tecnici. È un ambito esterno rispetto a quel concetto che dicevo prima, la reputazione è trasferire all'esterno questa accountability, diciamo, rispetto ai progetti. Quindi prima ancora che con voi cercare di non trasferire questa immagine di affidabilità, specialmente con questi uomini ce la fate insieme. Quindi se la decisione la prendete voi, sappiate che è ancora più importante evitare la interpretazione. Se la decisione è riuscita tutto il team intero, fare la valutazione dell'azienda all'esterno. Contatti che diciamo qualcuno ha chiamato rapporti sono fondamentali e proprio per questo il networking è una delle attività basilari di un imprenditore, ovvero incontrare altre persone e per farlo è necessario andare nei posti giusti. Come dire, la Silicon Valley è stata da questo punto di vista una grande scuola perché ogni sera ci sono più eventi networking in più parti diciamo, della Silicon Valley, nell'arco quindi di 30 miglia fondamentalmente, e dove si possono incontrare persone con un sacco di risorse. E questa componente dei contatti, della comunità, dell'ecosistema viene ripresa da un articolo recente pubblicato su Internazionale che dice che uno dei fattori maggiori fattori di successo delle startup della Silicon Valley in generale è il fatto che c'è l'ecosistema, nel senso che ci sono un sacco di persone che la pensano come te, comprendono il tuo problema e sono in grado di aiutarti. Mi fermo giusto un secondo perché molto spesso le persone quando si fermano con l'app a di mai altro, quanto ci avete guadagnato, quanto ci guadagnerete, nulla. Sono iniziati per creare un ecosistema, sì, ma perché lo fate? Perché io da imprenditore, se ho attorno a me delle persone che fanno impresa, che sono in grado di capire che cosa sto dicendo e di confrontarsi con me, anche di criticarmi e darmi dei consigli, per me è tutto valore aggiunto perché la crescita dell'ecosistema mi permetterà di trovare ancora più contatti, di costruire rapporti che possono essere di partnership, di collaborazione o di sana competizione. La visione l'abbiamo introdotta un sacco di volte, qui c'è l'aspetto del training mentale, quello che dicevo prima, di riuscire ad immaginare gli esiti, gli scenari possibili di una determinata scelta, di una determinata soluzione. Anche nelle conseguenze indirette, per esempio, io ho un umano che lavora in un determinato ambito, immagino anche cosa potrebbero fare business collegati sfruttando il fatto che magari io non penso nemmeno a e riuscire ad avere questo livello di visualizzazione è importante. Il carisma è la facoltà di
condividere la propria missione con gli altri, in modo che gli altri la facciano propria, e quindi allineare le persone, la mente delle persone, la visione delle persone, è una delle caratteristiche principali di un leader. Tipicamente il manager non ha, diciamo, un forte carisma. Il carisma è la componente del leader, perché deve incantare in senso positivo, deve trovare, deve affascinare il proprio gruppo. E questo è quello che, diciamo, Gary Kawasaki sostiene e, diciamo, di cui parla nel libro di Alton Chapman. Il leader, l'imprenditore, e in particolare il leader, trasferisce la propria missione agli altri, in modo tale che si possa raggiungere un obiettivo condiviso, puntando nella stessa.